Più di 120 presenze in maglia viola coniugate da una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Questo il bottino invidiabile di Super Ciccio Baiano, all'anagrafe Francesco, che compie oggi 51 anni e che ha regalato ricordi indimenticabili ai tifosi gigliati, abituati a dedicargli intiesole, cori dirompenti ed unisoni, tra i quali spiccava il famoso "e facci un gol, Ciccio Baiano facci un gol". Un amore a prima vista, un colpo di fulmine, quello con Firenze per lo sgusciante attaccante napoletano che dopo l'adolescenza calcistica, trascorso all'ombra del Vesuvio e soprattutto di una chimera del pallone come il Pibe d'Oro, si trasferisce alla corte del suo primo vero maestro, Zdeněk Zeman. Sì, perché prima di approdare in maglia fiorentina merita una parentesi celebrativa l'esperienza di Super Ciccio agli ordini del tecnico boemo, che gli insegna subito un calcio d'attacco ed anticonformista che lo porterà a segnare 38 reti in 69 presenze tra 90 e 92 nel tridente offensivo con Beppe Signori e Roberto Rambaudi, ottenendo anche due convocazioni in nazionale. Ma la vera consacrazione di Ciccio, si sa, rimane quella in maglia fiorentina, dove arriva nell'estate del 92 dopo un'operazione da 10 miliardi di lire. Lì si forma l'insigne coppia delle due B, composta appunto da Super Ciccio e da Gabriel Omar Batistuta, nella quale Baiano contribuisce con 29 reti in campionato tra 92 e 97, regalando anche copiosi assist per il Re Leone, che consentiranno alla Fiorentina di scrivere la storia di quelle annate culminate, la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta il 18 maggio del 96 e, seppur non presente, nella memorabile sfida contro il Milan della Supercoppa Italiana di quell'anno. Imprese che hanno inevitabilmente inebriato l'affetto dei tifosi viola per Super Ciccio, che tra l'altro anche a fine carriera ha incontrato l'allora neo Florenzia Viola, nata dopo il fallimento dell'era Cecchigori, segnando il primo gol nella partita che terminò in parità sull'1-1 con la sua San Giovannese nel 2002, gol che fu anche il primo subito ufficialmente dalla squadra gigliata nel corso della sua rinascita. Rete che non ha sicuramente influito, negativamente parlando, però sul sostegno che i supporter viola hanno sempre garantito a Super Ciccio, anche perché i ricordi delle gesta encomiabili della Double B sono sicuramente troppo forti per essere rimossi, soprattutto ora, soprattutto quando davanti a sé la viola ritroverà di nuovo una dea sul suo cammino verso l'Olimpo della Coppa Italia, cammino che prova a ripetere la squadra di Mister Pioli sulla falsariga di quello intrapreso da una storica fiorentina, tra le cui fila c'era anche lui, c'era anche Super Ciccio Baiano.